direttore, qual è la migliore occasione per fare gli auguri dopo questa partita? Ecco, ragazzi, ecco il direttore. Volentieri fermato qui da voi, cosa che non faccio di solito, volentieri, ma questa volta lo faccio in maniera volentieri, perché insomma c'è l'occasione attraverso di voi di far arrivare i migliori auguri da parte della società a tutti i nostri tifosi, che devo dire vanno anche ringraziati per il continuo supporto che ci danno, quindi questa era un'occasione veramente buona. Era veramente buona per potervi fare a tutti voi e alle vostre famiglie gli auguri e soprattutto di un sereno anno nuovo. Insomma, se sarà sereno per i tifosi ho il dubbio che anche noi ne potremmo sorridere. Il bilancio del 2013 com'è? Positivo, impari? Il 2012 positivo, impari, negativo? Lo so che forse qualcuno di voi non sarà d'accordo, però io credo che sia un bilancio decisamente positivo, perché la squadra sta continuando a crescere, la società sta continuando a costruire, quindi si sta andando verso quella direzione che avevamo ipotizzato fin dall'inizio. A volte ci vuole un pochino più tempo di quello che si ipotizza, a volte magari le cose arrivano anche prima di quello che si è ipotizzato, così come spero, perché negli ultimi giorni è stato fatto un riferimento temporale a possibili successi, tutti ovviamente noi speriamo che questi arrivino e che arrivino anche prima, però è il tipo di percorso che sta facendo che continuamente mostra dei miglioramenti, e questo credo che possa essere ascritto come un bilancio positivo. Il direttore ci racconta un'espressione di Pallotta, la felicità comunque del presidente dopo aver visto questa partita? Guarda, l'espressione di Pallotta era che ogni tanto si scambiavano lo sguardo con suo figlio, no? Perché ovviamente essere allo stadio con un'atmosfera così è qualcosa di particolare, perché un palazzetto, seppur dell'NBA, non rende l'idea di quello che si può vivere allo stadio. E un paio di volte si guardavano e una volta gli ha detto anche Sidet, it's amazing, cioè hai visto, questo è fantastico. E quindi hanno veramente goduto della coreografia, del tifo, del calore della gente, definendo uno spettacolo già quello. Poi c'è stata anche la partita che è stato un doppio spettacolo, quindi davvero buon Natale e tanti auguri a tutti. Grazie. Grazie.